ragazzi, allora, mega spesa mensile Lidl, 1 marzo 2023, e ve la faccio vedere a rate perché ora arriva mia figlia a pranzare, quindi ho scelto male l'orario. Ho preso due pacchi di carta da cucina, un pacco di tovaglioli. Poi vi faccio vedere i surgelati che ho già messo via e ho preso una confezione di penne pomodoro mozzarella, una confezione di ravioli ricotta e spinaci e una confezione di gnocchi alla sorrentina. Vi chiederete perché tante paste pronte? Ve lo dico dopo che ho risposto Allora, al ragazzi, telefono. vedo un po' così oggi, non è l'orario, non è il giorno. Comunque ho preso 6 litri di latte, questo a lunga conservazione perché costa un po' meno, due pacchi di zucchero, un pacco di farina di grano tenero, fazzoletti, carta forno, due dei miei adorati waffle, tre di acqua naturale, i soliti bitterini che prendo sempre io. Le merende a scuola, pan di cacao e cracker, questi col pomodoro e l'origano che dice che sono molto molto buoni. Poi qui c'è una confezione di uova. Ragazze, oggi vedo così anche perché c'è un rumore mortale. Reparto latticini, dunque, yogurt, questo un mix alla frutta, uno di grana padano, gorgonzola e mascarpone. Formaggio alla greca, in realtà volevo la feta ma era finita, quindi mi ha preso questo che era simile. Due piccole robioline, due pacchi di burro e uno di tofu, perché ultimamente stiamo sperimentando ricette col tofu ed era veramente molto buona. Verdura, un'insalata sfiziosa da fare con cipolline rapanelli, che ci piacciono cipolline e rapanelli nell'insalata. Poi ho preso un finocchio da mangiare da solo o dentro l'insalata. Tre banane, sono un po' mature ma sono molto molto buone. Poi c'è uno zucchino e dei pomodori. Ultima cosa ragazze, reparto carne. Allora, avevo voglia di salame, quindi ho preso dei salamini, anche in previsione del fatto che adesso cominceremo a mangiare finalmente le fave. Poi ho preso due confezioni di prosciutto cotto arrosto di alta qualità, due di prosciutto cotto normale, no scusate, questo è arrosto, e questo è prosciutto cotto normale, uno di speck, uno di soliti miei cordon bleu, cotolette, queste spinacine, del macinato misto, volevo fare un ragù, vorrei sempre fare la pasta fresca, è tutto l'autunno che voglio fare pasta fresca, ma non ho mai il tempo. Delle sottilissime fettine sottili e dei burger per fare il pranzi alle mie ragazze. Pomeriggio ragazze, mi sono sdraiata un attimo, adesso c'è un po' di silenzio, a un certo punto ho dovuto togliere il video, cioè il sonoro dal video perché era insostenibile il rumore, quindi ora registrerò un voice over quando monterò il video perché è improponibile, stanno nuovamente spaccando dove avevano già asfaltato. Ed è insopportabile. Comunque, questa è la nostra spesa. Ciao, anche lui. Ovviamente io ho aiutato a sistemare la spesa. Ovviamente ho aiutato a sistemare la spesa. Certo. Perché io sono la figlia modello. Devi parlare Sono la figlia modello. Trovo il tempo, c'è silenzio solo a quest'ora che sono le 9 e quindi essendo buio ho acceso la lampada per cui mi venite i cerchietti negli occhi. Non tolgo gli occhiali perché sono un po' sconvolta. Tolgo gli occhiali? Vabbè, pensavo peggio. Comunque, ho dovuto in alcuni punti non parlare nemmeno, per cui monterò il video eliminando la musica, cioè eliminando l'audio e registrando un voice over. Nel resto del video, quando lo monto, controllerò com'è, quanto rumore si sente e se è il caso di fare tutto un unico video in voice over.
sta diventando veramente sempre più difficile. Ho messo video oggi su Instagram, dopodiché mi è venuto un mal di testa allucinante dopo 2 ore di martello pneumatico. E quindi poi sono dovuta andare a letto, ho chiuso le tapparelle nella vaga speranza che chiudendo la tapparella mitigasse ancora un po' il rumore, ma davvero, davvero poco. Tra l'altro oggi mi hanno dato la bella notizia che dureranno almeno altri 2 anni questi lavori. Quindi non lo so, chiederò i danni dicendo che non posso lavorare perché faccio video su YouTube. Anche se sono pochi gli iscritti, posso sempre provarci. Vabbè, scherzi a parte, ragazze. Comunque, volevo parlarvi un po' delle paste pronte che io ho preso. Non sono un amante delle paste pronte, le prendevo in passato quando lavoravo tutto il giorno e poi magari all'estate di sera ci facevamo una pasta pronta perché non avevo veramente più voglia neanche di guardarmi in faccia. Ho fatto 2 rapidi conti. E visto che erano in offerta, dunque, gnocchi alla sorrentina li ho pagati 1,49 euro, e lo stesso vale per le penne con pomodoro alla mozzarella, che poi alla fine sono la stessa cosa, solo che uno è gnocchi, l'altro sono mezze penne. Ho fatto i conti che sono circa 74-79, ora non mi ricordo, centesimi a testa. Ho preso le buste solo per le mie ragazze a pranzo. In questo modo ho pensato che uno faccio più presto a cucinare per loro, visto che cucino 2-3 volte a pranzo. E poi mi sono fatta conti. Allora, 1,50 euro, penso che alla fine ho risparmiato comprandomi la pasta pronta, perché metti sull'acqua, fai bollire l'acqua, butta la pasta, fai cuocere la pasta, soffreggi lo spicchio d'aglio, butta la passata di pomodoro, compra la mozzarella. Alla fine, a 2 rapidi conti, ho risparmiato. Saranno meno buoni, direte voi? Probabilmente sì, ma tanto anche quando cucino io, tante volte quello che ottengo dopo 2 ore in cucina a cucinare è quindi tanto vale che si mangiano quelle e non rompiamo l'anima al nostro prossimo. Un pochino di più sono costati i ravioli, che sono in offerta a 2,19 euro. Non sono moltissimi, ma aggiungiamo comunque un po' di contorno, perché i ravioli sono, mi pare, 5 a testa, quindi non è che siano proprio queste porzioni abbondantissime, ma a loro piacciono parecchio e con 2,19 euro mi mangiano in due. Ecco, quindi facendo 2 rapidi conti mi è convenuto comprare le paste pronte, risparmio tempo e soldi, perché comunque la corrente costa, costa. Per quanto magari mettete sull'acqua della pasta, fatela bollire, poi spegnete, lasciate col coperchio, però è sempre comunque troppo. Abbiamo sempre delle bollette stratosferiche, senza contare che io vado di asciugatrice ogni lavatrice che faccio, perché non avendo il balcone, ma poi con la polvere che mi respiro qui sotto, ragazzi, non posso stendere, cioè io ho 2 dita di polvere sui davanzali, capite che ce la respiriamo questo schifo, quindi è escluso, per cui dovendo già fare le asciugatrici, se posso risparmiare qualche spicciolo così lo faccio. Per quanto riguarda il tofu, ci siamo dati a queste preparazioni con il tofu, ci stanno piacendo molto. Al Lidl costa 1,99 euro. Ci mangiamo in quattro perché è una discreta porzione di tofu, sono 250 grammi. Chiaro che non mangiamo solo quello. Lo mescoliamo. Adesso ci è presa la voglia di fare il poké. Mia figlia, siamo andate io e lei un pomeriggio a mangiarlo fuori insieme, abbiamo fatto questa giornata io e lei e si è talmente esaltata con la salsa teriyaki, mamma, cuciniamo qualcosa con il tofu e quindi ci stiamo dando alle ricette a base di tofu. Bene, ragazzi, vi lascio perché ho già parlato per 4 minuti, spero di avervi dato qualche consiglio buono. La spesa, mi piace di più scartarla insieme a voi, tirarla fuori dai pacchi come fosse un pacco sorpresa, però purtroppo ho sbagliato l'orario, in realtà avrei voluto riceverla ieri, che non c'era mio marito che faceva smart a un orario che non dovesse essere proprio in coincidenza dell'orario in cui mia figlia torna a casa da scuola per mangiare e quindi la spesa è arrivata 3 minuti prima che arrivasse mia figlia col suo piatto già in tavola, quindi ho cercato di fare un po' vari pezzi tirando fuori le cose e di registrare nei momenti in cui si sentisse meno martellamento. Domani con calma lo monto e vedo come va. Non so
come riuscirò a registrare i video, quando riuscirò a farli, come riuscirò a farli, qua è tutto un divenire. Se viene un po' più caldo, magari vado da qualche parte con Yuki e intanto ci raccontiamo due cose. Ma adesso è così tutto il pomeriggio. Hanno di nuovo spaccato dove avevano già asfaltato a dicembre. Tra l'altro col mattello pneumatico vicino al tubo del gas. Vabbè. E quindi, niente. Buona serata, ragazzi.